Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, domani arriverà. Domani arriverà lo stesso. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Canzone suggerita da uno di voi che mi segue ieri nei commenti, lo ringrazio. Grazie a tutti che mi state seguendo, mi state scrivendo, mi state sostenendo. Veramente mi fa piacere vedere che comunque il 90% buono del tifoso milanista la pensa come me. Cioè, ormai siamo tutti non contenti. Poi adesso che sembra che forse va via anche Ronaldo, a maggior ragione, no? Basterebbe veramente poco per essere competitivi per lo scudetto, che è davvero un peccato aver costruito una squadra forte che anche, ma ti dirò di più, se tu tenevi la squadra dell'anno scorso senza nemmeno aggiungerci il De Paul che andava aggiunto, quest'anno ti giocavi lo scudetto. Invece no, tu avevi la squadra forte e la stai smantellando, e quindi è davvero un peccato, è davvero un peccato. Però oggi non voglio parlare di questo, oggi non voglio parlare ancora di questo Elliott che non farà gli acquisti che deve fare, della mia contestazione in questo mercato. Voglio fare solo una sottolineatura: i migliori sono quelli che mi dicono, cioè ragazzi non ci credete, ma tanti me lo dicono, vi dico una roba che non ci crederete, quelli che mi dicono: senti, ma con Fassone e Mirabelli che avete speso 200 milioni, cosa siamo arrivati? Cioè raga, l'ho sentito dire veramente, ma tante volte. Cioè, come dire, tu che sei sempre stato con le gnocche, perché sei il Milan e quindi giustamente stai con le gnocche, l'ultima volta che sei stato con una gnocca, com'è finita? Ti ha tradito. Hai visto? Con le cesse devi stare, quello è il tuo posto. Cioè, se lo dicono da soli. Cioè, tu non la gnocca, non la guardare. Con le cesse devi stare, perché l'ultima volta che sei stato con quella gnocca ti ha tradito. Ma che cazzo di discorso è? Cioè, ovvio che devi spendere i soldi e li devi spendere bene. Se li spendi male è peggio, no? Cioè, è normale. Che te lo devo spiegare pure? Ovvio che se prendi Conti a 28 milioni, André Silva a 40, Bonucci a 40, eccetera, 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 non va bene. Se prendi, non lo so, Lukaku a 60, lo vendi a 115, in più ti vinci anche lo scudetto, è diverso o è la stessa cosa? Cioè, se hai sbagliato una volta, cosa dici? Ah, no, non ci provare più, stai con le cesse, stai, non ci provare più. Ma che discorso è? Cioè, sta roba, quando mi dicono sta frase, ma secondo voi, uno che dice sta frase, adesso sono serio ragazzi, uno che ti dice sta frase, è impossibile per me che un essere umano consenziente possa dire una frase del genere senza avere della faziosità o senza essere stipendiato o pagato. Cioè è impossibile, cioè un essere umano sano non può dire sta roba e crederci. Cioè lo dice perché vuole portare acqua al suo mulino e vuole portare un ragionamento al suo mulino, chissà per quale motivo, poi ognuno ha le sue motivazioni, ma non può dirlo consapevole di quello che dice. Per me è impossibile. Detto questo, e non mi sto riferendo al Rasta, che ieri ho visto che ha fatto una storia che ha detto sempre sta cosa, non mi sto assolutamente riferendo a lui, che di solito, anzi un po' che non gli rispondo, devo chiamare, oggi lo chiamo. No, non è assolutamente contro il Rasta, lo dico in generale perché me l'hanno detto tante volte, prima che poi pensate. Detto questo, volevo parlare di un'altra cosa, alla fine ho perso già 5 minuti, ma io volevo parlare di un'altra cosa, volevo lasciar perdere per un attimo
il mercato, eccetera, eccetera, eccetera. E voglio fare un argomento che penso e spero siamo tutti d'accordo. Cioè, anche le calcolatrici, anche chi è a favore della società, anche tutti i tifosi uniti sono d'accordo. Chi non rinnova deve stare in tribuna, cioè, che sia romagnoli devono stare in tribuna. Cioè, su questo siamo tutti d'accordo? Cioè, io non voglio vedere in campo un giocatore con la maglia del Milan che ha rifiutato il rinnovo, che già vuole andare via, giocare tutto l'anno, soprattutto con la fascia al braccio, perché poi Romagnoli è pure capitano, soprattutto con la fascia al braccio. Cioè, l'anno scorso ci siamo tenuti Çalhanoğlu e Donnarumma con l'idea, perché potevano rinnovare, tutti pensavamo avrebbero rinnovato, diciamoci la verità, alla fine. Cioè, quest'anno siamo sicuri che Romagnoli e che sì non rinnoveranno, che vogliono andare via perché non stanno firmando adesso. Per me che sì alla fine firmerà, ve lo dico, però lo pensavo anche di Donnarumma, quindi vuol dire niente. Però a mia sensazione, secondo me firmerà, ma finché non firma non devono mettere piede in campo, cioè mi auguro che domenica, se dovesse mai andare in panchina, gli venga fatto capire dal pubblico che in campo non deve scendere. Perché poi quest'anno, la differenza dell'anno scorso, quest'anno si spera che rimarrà, c'è il pubblico. Quindi tu ti immagini Romagnoli con la fascia al braccio che gioca senza aver accettato il contratto, che poi manco gliel'abbiamo proposto, o che sì che gioca senza aver firmato il rinnovo? Non scherzate, Quindi io suggerisco a che sia Romagnoli di rendersi conto di questo, che se non firmano quest'anno si fanno la tribuna e saranno pure fischiati e insultati, magari no, però non voglio sentire che anche su questo c'è qualcuno che dice no, perché ieri già ho sentito Pellegatti, Carlo, no, ce lo gustiamo, no, non mi gusto niente. Questo deve stare un anno, perché se tu l'anno scorso avessi messo un anno in tribuna Donnarumma e Çalhanoğlu, quest'anno non avevi il problema che sì, perché sapeva che o firmava o stava un anno in tribuna, altrimenti sarebbe già arrivato con le offerte. Quindi un giocatore, i prossimi cioè, già sanno che se non firmano, se non portano le offerte sostanziose, si fanno un anno di tribuna. E non mi venite a dire che non si può fare perché Milik è stato 6 mesi, si allenava da solo col cane, si allenava. Zarate alla Lazio è sparito, non si sa, andava a comprare pane e latte per Lotito Zarate, e posso fare 1000 altri esempi, cioè chi non firma. Montolivo era il Milan, siccome non aveva voluto rescindere il contratto, che il Milan lo voleva dare, aveva rifiutato le offerte, si è fatto un anno di tribuna, che anche se eravamo in emergenza Gattuso non lo poteva mettere, perché dicta della società quello non deve mettere piede in campo, ve lo ricordate? Quindi non mi venite a dire che non si può fare, perché si può fare. È un danno per il Milan? Non lo so. Senza Donnarumma e Çalhanoğlu non saremmo arrivati in Champions? Intanto vediamo se non saremmo arrivati in Champions, quello poi lo decide il campo. Ma soprattutto se dovevo arrivare in Champions per avere questa fine di mercato disastrosa, questo mercato peggiore degli ultimi 50 anni, dove i giocatori vanno via a zero, era meglio metterlo in tribuna. Ci guadagni di più a metterlo in tribuna, a venderlo anche a 30 milioni che andare in Champions, o no? Quindi non voglio assolutamente vederli in campo, Quelli che non rinnovano non devono mettere piede in campo. Tu mi dirai, anche Kier non ha rinnovato. Diamogli il contratto, che vedi che rinnovo, cioè non è uno che ha rifiutato il rinnovo, che tra l'altro anche Romagnoli proponiamoglielo il contratto, non facciamo finta di niente. Poi tu mi dirai, ha detto che a meno di 5 non si siede, tribuna, che sia Romagnoli non li voglio vedere in campo finché non firmano, Poi per me, io non sono come tanti che pensano che i tifosi, che i giocatori sono tifosi, i giocatori lavorano tutti, anche Tonali che si è tolto lo stipendio. Tonali, se fa un anno buono e l'anno prossimo arriva al Real Madrid e gli offre 8 milioni a stagione, Tonali fa come gli altri,
perché sono calciatori, non sono tifosi. Tonali come Calabria, come tutti, sono calciatori, lavorano, non sono tifosi come noi, mettetevelo nella testa, per quelli che fanno gli esempi. Non ci sono più i baresi e i maldini di una volta. I baresi e i maldini di una volta erano lautamente pagati, non è che giocavano gratis. Cioè, lo stipendio di Baresi e Maldini, che comunque sarebbero rimasti, eccetera, era tra i più alti della Serie A. Non è che gli proponevano 3,5, perché noi a Chessy abbiamo proposto 3,5. Cioè, voi non vi rendete conto di questo. Noi siamo andati da Chessy facendogli una proposta da 3,5 all'inizio, la prima. Ora gli abbiamo proposto 5,5. Infatti, la proposta attuale, sono d'accordo con voi, è giusta per quello che è, cioè è giusto, per me non è giusto, però è coerente con quello che è lo stile di questa società, con quello che è il budget di questa società, eccetera. Quindi, se tu hai questo budget e il giocatore non firma, o lo vendi bene, non lo svendi, o lo vendi bene o lo metti in tribuna, perché se no non ne usciamo mai da questa situazione. Se no il prossimo è Teo, poi c'è Benasser, poi Pellegri fa bene un anno e la stessa roba. Cioè, se no così non ne esci mai, eh? Così non ne esci mai. Quindi adesso o firmano o vanno in tribuna, per favore. Penso e spero che su questo siamo tutti d'accordo. Mettetemi un like, iscrivetevi al canale e scrivetemi se qua sotto c'è qualcuno che non è d'accordo. Spero di non trovare nemmeno un messaggio. Cioè, sul fatto del mercato Elliot, 5-6 messaggi su 200 li trovi che non sono d'accordo, quelli che scrivono educati, quelli che sono maleducati, manco li ho già bannati, pochi, fortunatamente pochi, però i maleducati io li banno, sia che pensano in un modo sia che pensano in un altro modo, qualunque cosa pensa, se uno è maleducato lo banno. Maleducato se scrive parolacce, insulti, cose di questo tipo, sono pochi. Però se tu esprimi il tuo parere normale, tranquillo, senza offendere, siete pagliaccio di qua e di là, io lo lascio sempre perché ascolto sempre l'altro, di solito rispondo anche. Quindi spero qua sotto di non trovare nessuno, nemmeno uno, che mi dica che devono giocare senza firmare il contratto, per favore, non mi scrivete che non si può, perché vi ho dimostrato con fatti reali che si può. Quindi non mi dite che non si può, è un danno, saremo più deboli, va bene, però mi rinforzo per i prossimi anni, perché faccio capire che il Milan non si fa prendere per il culo, perché qua oltre al danno sportivo ed economico, qua il Milan ci sta perdendo anche la faccia, cioè qua stiamo perdendo la credibilità con questa cosa dei parametri zero. Cioè, perdere 4 giocatori a zero è troppo, cioè ci perdi veramente la faccia. Quindi, cioè, non esageriamo, ma penso e spero che anche Maldini questo l'abbia capito e faccia qualcosa a riguardo. Lo spero vivamente. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.